Oggi Andrea è arrivata una scarpa, anzi qualche giorno fa, però soltanto, ci siamo visti soltanto nel weekend. Oggi, ma che giorno è oggi? Sabato 12 febbraio. Febbraio, lo potevo dire. Sì, sabato 12 febbraio, però questa scarpa, questo video sarà pubblicato soltanto tra un mese. Io ti lancio questa scarpa e la scatola, molto, di una scarpa molto innovativa. Tu, come al solito, devi indovinare di che scarpa si tratta e poi mi devi dire quali sono le caratteristiche e soprattutto come secondo te questa scarpa è migliorata perché il modello precedente l'abbiamo recensito l'anno scorso. Sono molto curioso di sapere. Ma te la posso lanciare in modo basket o modo pacco? No, dai, un pacco riesce a lanciarlo. Te Vai. lo lancio, vai. Oh, comunque facciamo i video. Dove siamo, siamo. C'è il Pier che corre. Pazzesco. Ma perché la pista era chiusa oggi È comunque? vero, e Pier mi aveva detto che avrebbe corso al pomeriggio, però non ci eravamo detti che ci saremmo trovati qua. Oddio, la stavo già aprendo, Max. Puoi andare? Guarda, questa qua è facilissima. Ma devo guardare marca o compagnia o... Ma secondo Non la me, indovino visto che sei mai. in piedi, secondo me riesci a capirlo subito. Sì, ma no, devo guardare, quindi posso? Non Se vuoi guardo. guardare, vuoi No, guardare. dai, non guardo. Mi ho buttato la carta per terra, dopo la raccogliamo. Eccola qua. No, davvero non l'ho guardata, eh. Chissà di che colore sarà. Bella. Ma quanto pesa? Poco, pochissimo, cavolo. Ma di che marchio stiamo parlando? Questo è più facile, è uno dei marchi che ci piace molto. Ti dico che da questa zigrinatura qua, di primo acchito avrei detto ancora una Glycerin, una Ghost, però il sotto è diverso, ricorda molto sì, le Nimbus che avevo provato le altre volte, ma sono pesa la metà. C'è il gel o non c'è il Ma gel? guarda, ti dirò, qua, se sono loro, qua mi sembra che ci sia qualcosa di Puoi genere. aprire gli occhi e dimmi cosa ne Eh pensi. sì, che c'è infatti. Mamma mia, bella. Bella di brutto. Bella di brutto. Gel, un insertino di pronazione che vedo qua, guardalo. Beh, provatelo un secondo. Non devo schiacciare le cacche dei cani qua. Sarebbe un vero peccato con la scarpa nuova. Ma intanto che ci sei, tiramene una così In io provo testa te la anch'io. tiro, Max. Ti do questa che ho già aperto. Vai. Sono davvero leggere, se te l'avessi tirata in testa non ti avrei fatto niente. Che misura è? 27 cm e mezzo, sembra lunghissima. Hanno cambiato un sacco di roba, mi sembra, sai? Vai, ti lancio anche la seconda scarpa. In testa? Provatele un secondo e poi dopo vediamo. Cosa ne pensi? Ti faccio due o tre domande. Non eri attento, questa l'avevo già provata, assolutamente stesso numero, è strana perché sembra lunghissima, sembra lunga il doppio del solito, ma ti dirò che secondo me è l'insieme dei colori che ti portano un po' fuori strada. Ti dico che non c'entra assolutamente niente con la vecchia Nimbus, questa qua, proprio cambiata in tutto e per tutto. Va bene, ascolta. Fai un giro della zona industriale, visto che la pista purtroppo oggi era chiusa. Dai, dai, va bene, no, queste sono davvero da provare subito. Ah no, tanto la recensione arriverà tra poco, ma che noi avremo già fatto praticamente un mese di allenamenti sopra. Andrea, mi sembra che ASICS abbia innovato in maniera significativa questa scarpa, che comunque già nel modello precedente ci era piaciuta molto. La prima cosa che ti chiedo è cosa ne pensi del Flight Foam Blast Plus? Chiaramente non ti ho filmato perché sennò ti tiravano sotto le auto e quindi non è stato possibile. Non è stato possibile, in effetti avremmo rischiato male, ma davvero particolare. Allora, intanto ci sono tre tipi di schiuma diversa nell'intersuola, uno che è questo FF Blast, morbido, morbido di brutto, questa parte qua azzurrina che parte da qui e va indietro, credo che sia altro Blast, ma più... no, IGS, com'è che si chiama? Più duretto, e poi c'è il gel qua nel tallone. Ti dico, il gel secondo me le rendeva sempre tanto pesanti che ti dico, da una parte non era un problema perché la scarpa da lento, cavolo, adesso hanno fatto una scarpa straleggera con credo la stessa ammortizzazione di quella che era
la vecchia Nimbus. Ma quanto pesano? Ma davvero mi sembra pochissimo, 250? No? Non lo so, non lo so, metterò in sovraimpressione quanto pesano. Boh, comunque. Non lo so, guarda, davvero mi sembrano leggerissime, ti direi 260, però cioè, andavano sopra i 300 ai tempi. Sì, secondo me era 309. Quindi è proprio cambiata tanto, conta che anche se dovesse pesare c'è un sacco di materiale che deve proteggere, quindi... ci sta, però non lo so, davvero cambiata tanto, il Blast sicuramente gli ha tolto un sacco di peso. L'altra domanda che ti pongo è a livello di stabilità, come l'hai sentita nello scatto? Per fortuna non ti ha investito la lancia. Ascoltami, no, allora, questo inserto, potremmo chiamarlo inserto antipronazione sicuro, e poi c'è questo qua in plastichina, che c'è sempre stato in tutte le altre Nimbus, ma mi sembra di ricordare anche nelle Cumulus, adesso è infuso nella scarpa, e questo qua secondo me è il tocco in più che gli danno sempre, che ti evita di pronare. Conta che è una scarpa per corse lente, lunghe, quindi il piede comunque un po' cede, è una scarpa anche per chi pesa sopra i 75 kg, quindi per cui questo fa solamente del bene, anche perché non fa del male, diciamo, non è che se non proni non va bene, se proni ti dà un pochino di più, se proni un pochino ti dà la giusta protezione, se non proni non ti dà niente. Invece a livello di tomaia e soprattutto della linguetta della scarpa stessa, come l'hai vista e cosa ne pensi? Allora, non so se il colore è super zarro, ma mi sembra cambiata tanto anche la tomaia. Il vecchio Flyknit di Nike, per dirti, molto più duro, perché se senti qua, cioè io sto schiacciando, non si schiaccia. In avampiede invece ci sono dei bei buchi, sembra bello leggero. Cambiata un sacco la linguetta, adesso a memoria bisognava avere quelle 23, ma la linguetta non c'entra più niente con quelle vecchie. Mi sembra diventato un bel calzino, ma sai cosa mi fa impressione? Come è rifinito anche l'interno della tomaia. Invece Andrea, secondo te a livello di flessibilità della scarpa, come l'hai vista, c'è questa costruzione 3D Space Construction che era già presente sulle Cumulus 23, che sensazione ti ha dato? Aspetta, puoi ridirlo? 3D Space Construction. Facciamo che dalla prossima volta lo dirai sempre te, anzi io farò finta di dirlo e lo direi tu. No, guarda, la scarpa di qua è abbastanza torsione, in questa maniera tiene un sacco. Qua devo fare un po' di, come si dice, di pressione, di forza. Diciamo che è una scarpa che ti può aiutare a correre, non è più tesa come le vecchie Nimbus, che ti ripeto 21-22. Andrea, la mia sensazione è che questa scarpa, presa e vista al negozio, la prima cosa che ti viene in mente è comprarla e andare immediatamente a provarla. Guarda, ti dico, io che avevo usato tanto è stata la 21 e mi ero trovato bene, te l'ho detto, c'era un po' di problema che era troppo per me piena nel tallone e poco nell'avampiede. Questa non è esagerata né da una parte né dall'altra, e poi ha questo blast che è flat foam blast che ti dà voglia di correre. Noi ci eravamo trovati benissimo con le Nova Blast, loro hanno sicuramente meno materiale di quello, però ce l'hanno e secondo me diventeranno le scarpe perfette per fare tutte le corse di tutti i giorni, anche per chi pesa sotto i 75 kg. Protezione e leggerezza. Beh, tanto alla fine non raccontiamo della scarpa perché comunque il giorno dopo, domani, ci sarà la pubblicazione della recensione completa. Grazie Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.